Ed eccoci in un nuovo video in tutto il mio splendore con le mie bellissime sopracciglia non fatte. Perché siamo messe così? Perché oggi si parla di nuovo di skincare. Oh, bellissimo! Perché dobbiamo sempre prenderci cura della nostra pelle, soprattutto la filo, in questo periodo sta avendo un po' di problemini. E quindi voglio vedere se con questo metodo, il metodo di cui andremo a parlare, mi potrà dare una mano nell'attesa di una visita dermatologica. La mia pelle in questo momento è più simile all'essere secca e sensibile, perché è diventata più sottile, soprattutto nella zona contorno occhi, e poi ha questi rossori. Insomma, la mia pelle in questi ultimi 3 mesi, dopo in realtà un piccolo trauma che ha subito, che magari ve ne parlerò in un altro video. Insomma, vabbè, mi è crollata tutta la pelle, lasciamo stare. È proprio cambiata. Quindi, nell'attesa appunto della vista di un dermatologo, devo cercare di aiutarmi in qualche modo. Ho visto questo metodo che sta rispopolando, perché già era in vigore qualche anno fa. Adesso sta rispopolando, soprattutto su TikTok, che a proposito andatemi a seguire anche di là e sugli altri social, e anche qui su YouTube. Insomma, ci sono tanti tutorial sullo skin gritting praticamente, ed è questo metodo di pulizia fai da te che va appunto a pulire la pelle del viso in maniera più profonda. E va a contrastare quindi la comparsa dei punti neri, la formazione di punti neri. Quindi, più nello specifico, questo metodo qui, adesso vi dico che mi sono segnata anche due robe, evita la formazione dei punti neri, toglie le cellule morte, quindi ti fa avere una pelle perfetta. Anche nella zona contorno occhi, perché anche lì si andrà a lavorare. Si tratta in sostanza quindi di pulire la pelle impura secondo il principio per cui l'olio lavora per affinità, cioè sciogliendo l'untuosità e la sporcizia del viso proprio perché simili. Questo lavoro poi è abbinato alla maschera all'argilla. Io volevo farvi una maschera all'argilla fai da te, ma non posso perché io ho l'argilla verde ventilata e quella è più utilizzata per le pelli da miste a grasse, quindi non c'entra nulla con il mio tipo di pelle adesso. E quindi andrò a utilizzare invece questa, che comunque io devo andare a purificare, ed è vero sì che è opacizzante, ma appunto io andrò a lavorare anche con l'olio. Perché questo metodo qui ha questi due ingredienti, insomma, l'olio in realtà io l'ho scelto alle mandorle perché per la pelle secca è un toccasana. Lo utilizzerò anche per i contorno occhi e per le labbra. Ha tantissimi principi attivi, ne ha così tanti, cioè che adesso non sto qui a elencarveli tutti. Ma è veramente oro, questo è veramente oro, l'olio di mandorle dolci. E insomma, quindi avrò questi due collaboratori e poi il tutto andrò a tamponarlo con un panno in microfibra. Per fare questo metodo, poi è ovvio che ultimiamo con un tonico, con in questo caso ci metterò anche l'olio di ricino per le ciglia e le sopracciglia e poi la crema idratante e lo scrub, forse magari sì, un po' di scrub sulle labbra lo facciamo prima, sì. Allora, si può decidere di detergere il viso, ovviamente ok, il viso io già l'ho deterso, struccato e tutto, comunque per dirvi, con un detergente a base oleosa, oppure si può comunque detergere già con l'olio che si va a mettere. Allora, quindi primo step,
Io vado a mettere semplicemente come una dose, come più o meno, diciamo un mezzo cucchiaio di olio, approssimativamente per quel che si vuol mettere, per tutto il viso e vado a massaggiare per 5 minuti con movimenti circolari e facendo una leggera pressione. Quindi andiamo così per 5 minuti. Abbondiamo con l'olio. Ecco, sono passati anche 6 minuti, ma potevo starci anche 10 minuti a massaggiarlo. Il viso, e se ho segnato bene, dovrei semplicemente andare a tamponare l'olio in eccesso prima di mettere la maschera. Adesso come passaggio, quindi andiamo a tamponare e mettiamo la maschera. Allora, la maschera, quindi è questa, è la Kiko, è la Black Clay Mask, quella al carbone all'argilla nera, e questa la applichiamo per 10 minuti, la teniamo poi in posa. Ah, ma che bella che sono! E poi vado ad applicare questo qui, che per me è un prodotto nuovo che non ho ancora mai provato. E ce la farò ad aprirlo. Praticamente questo qui, guardate che bello, bellissimo, è al bubble gum lip scrub, è della Revolution Skincare Londo per Lolo, come si chiama questo cagnolino, Lolo Jimmy. Guardate che bello il rosso. Comunque il pack è bellissimo. Ecco. Eccolo qui. Guardate che carino, bellissimo. E andiamo a provare questo. Qui c'è la pellicola. Ce l'abbiamo fatta. Oh, mamma, che buono! È tipo la consistenza tipo gelatinosa. Oh mamma, e poi c'è tipo come appunto uno zucchero. Guardate, che roba meravigliosa! Ah, voglia di mangiarlo. E eccoci, viso sciacquato. Tamponiamo con il panno e il microfibra. Ovviamente con acqua tiepida. E andiamo nuovamente ad applicare l'olio e a rimassaggiare. Fino a che in teoria dovremmo sentire come dei granellini, o comunque la sporcizia che vi invia si deve sciogliere. E quando pensiamo che la pelle sia effettivamente pulita, allora risciacquiamo di nuovo con acqua tiepida e poi procediamo con il mettere il tonico, poi il siero e la crema idratante. Andiamo con movimenti circolari dal basso verso l'alto e viceversa. E insistiamo sulle zone dove appunto ci sono più questi poretti qui che dovrebbero uscire da soli. Infatti io mi sento più per la zona del naso da qui. Ecco, mi sento come dei granellini effettivamente. Questo metodo non li va a schiacciare, ma li fa uscire da soli. Ragazzi, guardate,
po' di roba sta venendo via. Riuscite a vederli? Vedete questi puntini bianchi? Ci sono, ci sono. Poi ovviamente sono piccoli piccoli, ma è venuta via della roba, ma io mi sento che ce n'è ancora. Comunque direi anche basta. Questo metodo ci vuole un po' di tempo, minimo quei 30 minuti, io ci sto mettendo anche un po' di più oggi, perché era anche un po' che non facevo una bella pulizia per bene. Beh, adesso si va a risciacquare con acqua tiepida e procediamo con gli altri prodotti. Wow, è già al tatto, è tutta un'altra pelle, cioè, è una roba meravigliosa, cioè morbida, mamma mia. Adesso andiamo avanti, vado a utilizzare un poco del tonico Pixi. Questo è tipo esfoliante. Volevo utilizzare un altro tonico, ma non va bene neanche quello per sembra della Kiko. Questo lo applico un po' così perché i dischetti sono là, che io non uso più quelli usa e getta, ma uso quelli riutilizzabili, e poi in realtà alcuni sono inscatolati e adesso non sto lì ad andarli ad aprire, dando tampone così che faccio anche penetrare. E questo è per tutti i tipi di pelle, quindi dai, dovrebbe andare bene. Poi il tonico di Pixi è una roba meravigliosa. Volevo utilizzare uno più che altro è opacizzante, sempre della Kiko, ma appunto è sempre per pelle da vista grasso, quindi non mi riguarda adesso. Che poi anche questa maschera è per pelle da vista grasso, solo che comunque abbiamo giocato un po' con lui, quindi ci sta. E poi per purificare, quelli sono gli ingredienti che servono alla fine. Ok, e poi voglio andare a utilizzare questo siero qui della Satin Naturelle, è un brand tedesco, ma è meraviglioso, prodotti vegan e cruelty free. Questi sono favola, sto per finire il set, ma veramente, questo è un siero a base di acido ialuronico. Sempre poi della stessa linea ho il siero da mettere la sera prima di andare a dormire, con la vitamina A, C ed E. Stessa linea ho l'olio d'argan e vado a mettere quindi un goccino per andare ulteriormente ad idratare, perché è una zona molto secca questa, ma proprio un goccio goccio. Quindi fino ad ora siamo stati con l'olio, praticamente, quindi proprio un goccio goccio. Poi vado a mettere olio di ricino per le sopracciglia e le ciglia. Questo è della Forsan, preso al Tigotà, ottimo, questo è anche buono per i capelli. Va messo 30 minuti prima dello shampoo e poi è ottimo per le unghie e le cuticole. Scusate, mi si era interrotta la registrazione. Sono andata ad applicare dopo l'olio di ricino questa crema qui, che è sempre della Satin Naturelle e a base di acido ialuronico. Tra l'altro la sto per finire, quindi andrà nei terminati tra poco. Mi sento la pelle è completamente diversa, devo dire, mi guardo meglio allo specchio, quindi lavoro appena fatto direi non male. Ovviamente qui appunto devo approfondire la faccenda perché
mia pelle è stata sempre sana, luminosa, bellissima. E quindi devo vedere che cosa sta, devo capire cosa sta. Comunque, spero di non avervi annoiato. Che ne pensate voi di questo metodo? L'avete mai provato? Non avete mai sentito parlare? In caso, scrivetemi qui giù nei commenti. Spero di non aver sbagliato niente. Perché appunto non essendo una grande esperta, ci sta che potrei sbagliare qualcosa, nel caso chiedo scusa, io comunque metto le mani avanti, questo è un video di intrattenimento, non vuole influenzare nessuno, è stato un video di prova su di me, che devo dire, per il momento è andata bene. Il rossore l'avevo già prima, quindi magari adesso un pochettino di più ci sta perché si fa pressione, ma poi va via quello che ho creato io. Quindi, se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella per ricevere le notifiche dei prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!